I protagonisti dell'assaggio dei maccheroni e la festa della polenta, sì, con il piano scambio dei famosi piatti. Grande! Siamo con il conducente del Polentabus. È un bel servizio per chi deve andare a Tossignano questo. Sì, è un bel servizio che mette a disposizione il pulmino di Castel del Rio per andare su a Tossignano, visto che è salita. Quanti giri fa il giorno di Carnevale? Il giorno dei giri non li so, però comincio dalle 2 del pomeriggio fino alle 4, fino alle 5, 5 e mezza, finché c'è gente in pratica. Sempre pieno comunque. Sì, è troppo pieno infatti. Troviamo nel centro storico di Borgo Tossignano, dove è in corso, al posto dei carri, Alice nel meraviglioso borgo di Alice, appunto. E i bambini stanno facendo festa con coriandoli e musica sul palco qui alla mia destra, e lungo la via ci sono dei luoghi, dei momenti in cui tutti possono divertirsi con coriandoli, stelle filanti, ballare al suono di musica e chiaramente col divertimento che contraddistingue questo carnevale. Ora passo la linea ad Alan Vanguardia, che dovrebbe essere qui intorno a Borgo Tossignano. Ah no, eccolo. Eccolo, eccolo. Passiamo in diretta la linea. Mi passi la linea, ma te sei grasso duro. Scusa, che linea? Non sei in linea te. Adesso andiamo un po' in giro perché mi hanno detto che ci sono delle robe. Ma delle robe? Cosa, ma io la fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie non è che la conosco tanto. Neanche io, ti dirò la verità. Miau, miau, miau. Quindi te sei vestito da gatto o da cane? Da stregatto. Sei un stregatto. Sì. Non si vede? E sai invece chi sono? Sì. Uno sfigatto. Vai, 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 vai
un'intervista, siamo in diretta con Sky. Ascolta, siete le coniglietti di Playboy voi? Ma che? No, perché avete dalle orecchie. Da dove venite? Imola. Imola? Imola. Avete fatto una corriera? Guidate già? Beh. No. Ma perché il carnevale di Borgo? Perché? Perché è bello. Famoso? Beh, è divertente, è bello. Bene. Voglio intervistare per la seconda volta, secondo anno, la regina, secondo la principessa anno. Dei Maccheroni, la regina. Quest'anno sono stata elevata al grado di regina, sì, 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 per il secondo anno, sì. Sembro più una domatrice dei Maccheroni. Sì, però è vero, ti manca la frusta. Anche l'appetito va un attimo domato, no? Gli appetiti vanno domati. L'appetito viene mangiando. Viene mangiando. Io Maccheroni non li ho ancora mangiati, però. Ma in testa. È vero, quindi. Ti mangiano i Maccheroni in testa. Mangiano loro in testa. Dico, ma ho visto delle carte da gioco. Sì. Perché? Perché il tema di quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie e si sa che nella favola c'è il momento di gioco delle carte della Regina Rossa e della Regina Bianca e quindi abbiamo un attimino tematizzato la maschera con l'aggiunta delle carte. Ho capito, allora io mi devo cambiare perché non c'entro niente. Vuoi una carta? Dammi una carta. Da Brisco. Dove la prendi? No, se mi arrangio io. La peschi dal mazzo dei Maccheroni. Abbiamo dei forestieri qua. Dei forestieri, da Fontanellice. Esatto, da Fontanellice. C'era del traffico? No, adesso ancora no. Però intervistate questo qua, il nostro fontanellicese, Franco, detto il matto. Ma non puoi mica sempre passare la palla agli altri. Eh sì, perché io sono un po' timido. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo il lunedì di Pasqua. Come ti chiamano? Palina. Ci vediamo dai somari.